Spirito Santo. Possiamo sempre di più manifestare anche noi la gloria del Signore nella nostra vita. Signore, Re della pace, Kyrie eleison. Cristo, luce nelle tenebre. Cristo eleison. Signore, immagine dell'uomo nuovo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra agli uomini, amate al Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, io parlo onnipotente. Signore, Dio onnipotente del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo sei santo, tu solo sei Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. O Dio, che nella virginità feconda di Maria hai donato agli uomini i beni della salvezza eterna, fa che sperimentiamo la sua intercessione, poiché per mezzo di lei abbiamo ricevuto la potenza della vita, Gesù Cristo, tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima lettura dal Libro dei Numeri. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla ad Aronne e ai suoi figli, dicendo: così benedirete gli israeliti, direte loro: ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Così porranno il mio nome sugli israeliti e io li benedirò. Parola di Dio. Benediamo la grazia di Dio. Thank you.
lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, il quale grida Abba Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio, e se figlio sei anche erede per grazia di Dio. Parola di Dio. Parte dell'offerta, potremmo dire così, a volte è l'offerta di cose buone che comprendiamo buone, altre non le comprendiamo, e queste le portiamo lì, affinché vengano trasformate, potremmo dire, dal fuoco dell'amore di Dio, dalla fede, della Madonna. Ecco, anche noi spesso dobbiamo fare questa cosa, portare a Dio tutta la nostra vita, e Maria è brava in questo, le viene, diciamo, spontaneo fare questo movimento di mettere davanti al Signore la sua vita, come in maniera che si accenda, potremmo dire così, come quando mettiamo nel legno, ma quando si accende poi fa caldo. Allora credo che anche la preghiera di Maria, quello che fa Maria nella sua vita interiore è proprio questo, di con la sua fede accendere la vita reale, potremmo dire così, perché arda di un fuoco nuovo e sia capace di diffondere un calore che altrimenti
Ecco, è un dono dall'alto, certamente questo che attraverso la fede, la sua preghiera Maria riceve, però in fondo ogni volta che anche noi custodiamo la nostra vita interiore, la curiamo, portiamo in questo luogo la nostra vita in tutti i suoi aspetti, in tutti i suoi ambiti e preghiamo che il Signore l'accenda, succede lo stesso, la nostra vita cambia, allora non è più soltanto una casa, una dimora, un'abitazione con un numero civico, ma diventa una casa, perché quando la casa si riscalda ci si può abitare dentro, altrimenti no, le mura fredde non significano niente, non è una casa vera, serve un caldo in tutti i sensi, fisico ma anche spirituale. E allora credo che Maria custodisca questa opera ogni volta che la preghiamo, ogni volta che la aiutiamo, evidentemente, la nostra abitazione diventa una casa, è diverso, ne abbiamo proprio bisogno, un calore che non siamo noi in qualche maniera a saper dare, ma è un dono dall'alto che il Signore ci fa, ci ottiene continuativamente. E allora sono tanti gli ambiti che in qualche maniera hanno bisogno di questa trasformazione, perché il dono dall'alto, che per altri versi si può chiamare anche la pace del Signore, venga a dimorare in mezzo a noi. Il Papa, scrivendo il suo messaggio all'inizio dell'anno, lo fa ogni anno, sulla pace, quest'anno evidenzia tre temi, no? Il tema della tre particolari luoghi nel quale c'è bisogno che si accenda questo fuoco, che la pace di Dio riprenda, sia costruita, sia custodita, l'ambito del passaggio da una generazione all'altra, poi l'ambito dell'educazione delle nuove generazioni e poi l'ambito del lavoro. Sono tre ambiti certamente nei quali sentiamo che a volte sono impersonali, sono gestiti da regole, ma non c'è un cuore, mi ama. Tu devi fare, io devo fare, ma tu hai fatto di più, ma io ho fatto di più, tu hai fatto di meno, io ho fatto di più. E non andiamo più avanti se misuriamo in questa maniera le nostre relazioni. La nostra dimora diventa una dimora da schiavi, vorrei dire, no? Schiavi delle regole, schiavi del dovere, ma non è la casa dei figli, come ci ricorda la seconda lettura. Dio è venuto a donarci un'esistenza da figli, da fratelli, dove c'è qualcosa di più che il rispetto di alcune regole di buona convivenza, qualcosa di più per cui veramente ci si ama, ci si dona, ci si accoglie, ci si riceve, perché c'è qualcosa di più grande in mezzo a noi che rende buona e valida la nostra vita reciprocamente, un dono preziosissimo, no? Chiamo questo il dono della pace che deve scendere a cominciare dalle nostre dimore perché diventino case. Ecco, la nostra casa può essere abitata da pochi o da tanti, può essere anche organizzata, avere un piano qui e un piano in cielo. Se qualcuno dei nostri cari è andato in cielo, la nostra casa si è aperta, non è diminuita, è si è alzata, perché deve continuamente contenere tutti, anche quelli che sono andati in cielo, ma è sempre una casa. Se dimora Dio con noi, con Maria, come Maria ci insegna, allora c'è una fraternità che non si spezza, c'è una comunione che va ampliandosi, per cui veramente le nostre mura diventano una casa dove è possibile abitare nell'amore. Lo chiediamo allora insieme a Maria e ogni volta che ci rivolgiamo a lei sappiamo che è questo il lavoro che lei andrà facendo, di costruire la nostra casa secondo la misura buona, grande, che è la casa dei figli di Dio, la nostra chiesa, le nostre chiese domestiche. È il lavoro che Maria continuativamente fa e che noi vogliamo, di cui vogliamo riconoscere la preziosità. Siamo chiamati a lavorare con tutti gli uomini per edificare la casa comune e questo va bene. Però credo che come cristiani abbiamo un dono grande che la nostra fede porta giù dal cielo ed è l'aiuto di Dio. Noi mettiamo le realtà terrene sotto il nome di Dio. Questo ci insegnava la prima lettura. Così porrai il mio nome sugli israeliti e scenderà la benedizione, che è quella che ho detto prima, no? Che adeguando il più possibile la nostra vita a questo santo nome e
poi con la nostra fede, la nostra preghiera, lo faremo anche fra qualche istante con la preghiera dei fedeli, vogliamo mettere tutta la realtà sotto il nome di Dio, perché sia plasmata, illuminata e veramente benedetta da Dio. Credo che questo, gli auguri che ci scambiamo nella fede sono splendidi, perché non sono un desiderio che qualcosa cambi, chissà come, chissà dove arriverà questo cambiamento. No, no, il cambiamento lo portiamo giù noi, con la nostra fede, con la nostra vita, con la nostra preghiera, con Maria. Portiamo il cambiamento di Dio, la sua benedizione che plasma e rinnova l'umanità. Questo è il dono più grande, che non solo ci auguriamo, ma siamo certi che sta accadendo. Siamo noi insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per l'uomo per la nostra presenza dal cielo al cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso e morì sotto ponte separato, morì e fu sepolto. Nel terzo giorno è secondo le scritture, e salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato per il peccato, e ha parlato per le sue preghiere. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione. Sorelle, carichi di desideri, di aspirazioni che l'uomo anno pone in noi, eleviamo mediante l'intercessione della Beata Vergine Maria la nostra preghiera unanime e corale. Preghiamo insieme dicendo: per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore. Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, in un mondo sempre minacciato dalla menzogna e dalla violenza, faccia risplendere la luce e la verità di Dio e indichi all'uomo i valori autentici della vita, preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore. Per questo nuovo anno, che inizia sotto la protezione e la benedizione del Signore, possa svolgersi nella serenità ed essere una rinnovata occasione per la promozione del vero bene dell'umanità. Preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore. Per la pace nel mondo, ci sia l'impegno di ognuno a promuovere il dialogo sincero e rispettoso nelle famiglie e in ogni ambito della vita. Preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore. Per tutti noi possiamo imparare come Maria a stupirci delle grandi opere che Dio compie nella nostra storia e a ringraziarlo con cuore gioioso e riconoscente. Preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore. Per l'Arcivescovo Emerito, Monsignor Luigi Neri, perché il Signore lo accolga nella sua pace eterna, noi ti preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore. Grazie, o Signore Dio, per il dono di Maria, madre del tuo figlio unigenito, donna orante che sostiene il nostro cammino. Attraverso di lei ti consegniamo la nostra preghiera,
perché tu disponga i nostri giorni nella tua pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a gloria e gloria del suo nome, per il mio nome e per il mio Santo. O Dio, che nella tua provvidenza dà inizio e compimento a tutto il bene che è nel mondo, concedi a noi, nella solennità della divina maternità di Maria, gustare le primizie del tuo amore misericordioso per goderne felicemente i frutti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con i tuoi spiriti. I nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella maternità della Beata Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio, sempre intatta nella sua eterna, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di lui gli angeli lodano la tua grandezza. Le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te, nei cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza, al loro canto concede, Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di nome. Santo, Santo, Santo. Continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente
offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Santo faccia di noi un'offerta perenne e aggradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giancarlo, l'Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai eletto. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle perduti, e tutti coloro che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio lo al mondo ogni bene. Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore Gesù ci ha donato il suo Spirito con la fiducia, la libertà dei figli, e preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno.
rimetta a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace nei nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni fondamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, il tuo potere e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e dona la unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi e con il suo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, canto numero 1, Ave Maria, splendore del mattino. Ave Maria, splendore del mattino, puro il tuo sguardo e umile il tuo cuore, potente il nostro popolo in cammino. Thank you.
Signore, conducano la vita eterna a noi che ci troviamo a riconoscere la beata santità. Vogliamo invocare il ritorno dello Spirito Santo che rinnova sempre noi, la Chiesa e il mondo intero, che ci chiama insieme, il bene, vieni, o Spirito Creatore, dietro al foglio di collegamento. Ora ci chiama insieme, lentamente. Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre vite, vieni della tua grazia, di cuore che hai creato. O dolce consolatore, dolore Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo piacere dell'anima, di tutte le mani di Dio, promesso da Salvatore, in grazia e con i sette doni, suscita in noi la parola, si induce all'intelletto, chiama a prendere il cuore, sana le nostre ferite, col passo del tuo amore. Difendici dal nemico, regna in tutta la pace, la tua vita invincibile ci preserva dal male, luce dell'eterna sapienza, sella ci grande mistero di Dio Padre. Ora riceviamo la benedizione solenne. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Dio, sorgente e principio di ogni benedizione, e fonda su di voi la sua grazia, e vi doni per tutto l'anno vita e salute. Amen. Vi custodisca integri nella fede, costanti nella speranza, perseveranti e pazienti fino alla fine nella carità. Amen. Dio disponga a opere e giorni nella sua pace, ascolti qui in ogni luogo le vostre preghiere e vi conduca alla felicità eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Vediamo, grazie a Dio. Tu scegli.